Io sono in compagnia di coloro che adesso ci spiegheranno di preciso che cos'è un orto sinergico, ovvero voi siete tutti facenti parte di Agologia. Un'associazione di promozione sociale che si occupa di agricoltura naturale e di educazione ambientale. E l'orto sinergico che cos'è? È un orto naturale nel quale le piante collaborano insieme per migliorare la fertilità del suolo. È un orto molto intensivo dove si mettono, come potete vedere, molte piante insieme e significa consociare famiglie diverse. Quindi possiamo mettere un pomodoro insieme a una melanzana, insieme a una zucchina, insieme a non so, una bieta, una cipolla. Questo cosa significa? Le piante di famiglie diverse sfruttano diversi nutrienti all'interno del suolo e sfruttano anche magari profondità, vanno a profondità diverse e quindi non competono tra di loro, ma in realtà si aiutano. Diciamo che questo sostanzialmente non aiuta soltanto noi che ci mangiamo dei prodotti migliori qualitativamente anche per quanto riguarda i nutrienti, ma anche il terreno stesso lo aiuta a mantenersi sempre fertile nel tempo. Quindi abbiamo un occhio sia alla pianta e alla produzione, ma anche al terreno stesso, che non è da dimenticare affatto, perché è grazie a lui se continuiamo a mangiare dei prodotti di qualità e la salute delle piante. E studiando, quello che posso aggiungere io, studiando diciamo la sinergia in natura tra le specie vegetali, spesso succede che si sviluppa anche la sinergia tra persone, lì dove io ero misantropo e sinceramente funziona, cioè tutti intorno a un progetto con le mani nella terra, lavorando su uno stesso spazio, si sviluppa la sinergia tra esseri umani. Sporcandosi, insomma. Sì, sporcandosi le mani insieme. Provare per credere. E infatti questo è il modo migliore per, cioè questa è un'occasione per divulgare questa pratica e magari portarla anche in altri eventi, in altre strutture, in posti di prossimità, magari anche, che so, in ville, parchi, dovunque ci sia la voglia delle persone di aggregarsi. E quindi questo è un percorso che cerchiamo di divulgare il più possibile. Aggiungo un'altra cosa, siamo disponibili sempre a fare queste iniziative in qualsiasi posto, dovunque saremo invitati a farlo. Io mi sono un attimo informata, no, su che cos'è un orto sinergico e ci sono delle regole da rispettare, no? Ho visto nella dimensione, diciamo, come la possiamo chiamare, della vasca? Per... Sì, bancale, si può chiamare aiuolo accumulo. Sì, sostanzialmente è un'aiuola rialzata. E questo aiuta anche il fatto di lavora, che la terra non è più così bassa, insomma. E poi io ho letto che non bisogna calpestare il terreno, per cui c'è una distanza tra un bancale e l'altro. Il concetto è avere un'aiuola rialzata ben arieggiata. È un orto che non si zappa ogni anno, per cui si fa il cumulo e resterà per sempre, almeno 10 anni. Quindi è anche meno faticoso. Esatto. E per questo non si deve calpestare, perché se si compatta il suolo poi le radici hanno più difficoltà a entrare all'interno del suolo e prendere i nutrienti. C'è una profondità di cui uno ha bisogno? Minimamente sì, chiaramente. Esatto, perché comunque abbiamo le piante che sviluppano un apparato radicale abbastanza profondo, almeno 30-40 centimetri, diciamo. Dipende poi da pianta a pianta, poi abbiamo la cipolla che chiaramente è molto più ristretta, esattamente, mentre un pomodoro crescendo comunque in altezza ha bisogno, diciamo, di un po' più di profondità. Perciò sì. E lo possiamo fare ovunque comunque? Assolutamente. Naturalmente c'è anche un discorso da fare sul suolo, su capire che tipo di suolo è, e a seconda di che tipo di suolo è si fanno dei cumuli più o meno alti. Un suolo argilloso ad esempio terrà di più la pendenza e quindi potrà essere più alto, un suolo meno argilloso, più sabbioso sarà più basso come bancale. Ragazzi, a me hanno incuriosito tantissimo, voglio vedere come evolverà questo orto sinergico, perché potrete seguirlo se venite qui a Villada, loro lo stanno finendo di preparare adesso, ma rimarrà fino alla fine della manifestazione, quindi venite a Villada, scoprite l'orto sinergico, grazie. Vogliamo dare i vostri contatti, un sito, una pagina? Agologia, siamo su Facebook, c'è la pagina, quindi potete contattarci lì. Grazie. Grazie. Grazie a te.